Una casa per te è uno spazio esclusivo e dedicato all'ascolto delle donne vittime di violenza e delle altre vittime vulnerabili, anche bambini per esempio. Quindi quando arrivano all'ufficio denunce le donne vengono dirottate in questi uffici del sesto piano. Sono spazi abbelliti per dare proprio l'impressione di non recarsi in un ufficio di polizia, ma di recarsi quasi in una casa. Da qui il nome del progetto, Una casa per te. Abbiamo necessità che la denuncia venga raccolta nei primi momenti e questa è la cosa più difficile. È la cosa più difficile perché le persone molte volte sono restie a denunciare. Creare uno spazio così accogliente ci ha agevolato in questi anni enormemente il compito. Al sesto piano della Questura di Napoli, uno spazio dedicato all'ascolto delle donne e delle altre vittime vulnerabili, uno spazio che è stato inaugurato poco più di un anno fa e da allora abbiamo ascoltato in media in queste stanze 2 o 3 donne al giorno, donne e altre vittime vulnerabili. Secondo le statistiche che elabora annualmente la Divisione Anticrimine, si è registrato un incremento tra inizio 2021 e fine 2022, parlo di Napoli e provincia, dei casi sia di atti persecutori del 14% circa e dei maltrattanti in famiglia di circa il 10%. Di così i reati spia, cioè che sono reati indicativi di una violenza di genere e che possono essere poi l'anticamera di reati ancora più gravi. Però questo dato, che è sicuramente negativo, può avere anche una lettura positiva, perché vuol dire che sempre più spesso le donne si rivolgono alle autorità, alle istituzioni per chiedere aiuto, quindi contattando un numero di emergenza oppure recandosi direttamente in questura a presentare, diciamo, una denuncia o una richiesta di ammonimento. Una casa per te è uno spazio esclusivo e dedicato all'ascolto delle donne vittime di violenza e delle altre vittime vulnerabili, anche bambini per esempio. Quindi quando arrivano all'ufficio denunce le donne vengono dirottate in questi uffici del sesto piano. Sono spazi abbelliti per dare proprio l'impressione di non recarsi in un ufficio di polizia, ma di recarsi quasi in una casa. Da qui il nome del progetto, Una casa per te. L'arte aiuta a tutto questo. Tanti ragazzi di Nisida, ragazzi che magari sono state vittime e allo stesso tempo anche partecipi di violenza, attraverso il laboratorio di ceramica, ognuno ha fatto la propria casa, la propria identità. L'espressione artistica di questo luogo è un insieme e quindi abbiamo lavorato tutti insieme. Di fronte abbiamo una opera realizzata a Nisida, però di grande impatto, quindi con questo specchio che fa da fondo raddoppia questa immagine. Salvato il mondo è un'opera che è stata recuperata grazie alle forze di polizia. C'è questa ragazza, Saia, ha realizzato nuovamente questo disegno prima a matita e poi ha fatto un'interpretazione digitale. Il vulcano con questo cuore, il cuore che è il motore pulsante della nostra esistenza, della nostra vita e che quindi è importante che insieme al cervello ci aiuti a comportarci tutti bene. Ci sono varie stanze, c'è una stanza che è questa, che è dedicata all'ascolto delle donne, una stanza che è dedicata all'ascolto invece dei più piccolini e poi dei bambini, e poi c'è una stanza intermedia che invece è dedicata all'intrattenimento dei bambini quando accompagnano le mamme e le denuncianti. Nella stanza dei bambini c'è una poltrona per l'allattamento, un tavolo per le escursioni di ragazzi un po' più grandi e c'è un tavolino più piccolo dove vengono ascoltati invece e intrattenuti i bambini durante le audizioni con personale specializzato. Come vedete poi in queste stanze non ci sono computer né ci sono telecamere visibili, perché il computer potrebbe interrompere, diciamo, il racconto, così come anche la telecamera potrebbe inibire il racconto, che è già di per sé molto doloroso e complesso. Per contrastare la violenza di genere la cosa più importante è la rapidità di intervento. Abbiamo necessità che la denuncia venga raccolta nei primi momenti e questa è la cosa più difficile. È la cosa più difficile perché le persone molte volte sono restie a denunciare. Creare uno spazio così accogliente, uno spazio in cui si entra in questura senza essere in questura, ci ha agevolato in questi anni enormemente il compito e questo ci permette di intervenire in maniera molto più celere, molto più repentina. Il progetto nasce dalla collaborazione con la Fondazione Banco Napoli, con Soroptins, con esperienze già consolidate sul tema, perché la violenza di genere è per la Polizia di Stato uno degli argomenti maggiormente importanti, una delle fattispecie criminose a cui dedichiamo maggiore impegno e maggiore professionalità. La creazione di questi spazi, un spazio come questo, così come tutte le campagne contro la violenza di genere, ovviamente hanno stimolato più persone a venire a denunciare, quindi invitiamo ovviamente le persone a far emergere questo fenomeno.